amici juventini di calciomercato.com, eccoci al primo appuntamento settimanale con Juve Mania, ovviamente subito dopo la partita di Coppa Italia, che non mi aspettavo che la Juventus vincesse, soprattutto anche dopo un primo tempo terminato tra i fischi, perché la squadra esce tra i fischi dell'Allianz Stadium. Quindi l'hanno capito, hanno visto tutti che la Juventus stava giocando esattamente come aveva giocato i due mesi precedenti. Poi, per fortuna, Cambiaso trova quel corridoio perfetto per Chiesa all'inizio del secondo tempo, la partita si stappa, si stura la Juve, esce dal coma e finalmente rivediamo la Juve pre-Empoli, no? Perché noi dobbiamo calcolare che la Juventus è dalla prima con l'Empoli che non funzionava più, partita con l'Empoli in casa che non funzionava più, che non vinceva una partita dal 25 di febbraio contro il Frosinone al 96esimo, questa almeno l'hai vinta con un po' più di scioltezza, ecco, nel secondo tempo, con un avversario sicuramente più ragguardevole, ecco. Finalmente la Juve ritrova una vittoria importante, una vittoria che non fa svoltare la stagione, però che è determinante a far capire quanto è importante la testa. Si sblocca la testa, poi magari ritorni a fare le cose che sapevi fare anche nella prima parte della stagione, e magari il posto Champions te lo vai a conquistare non all'ultima giornata, come ha ipotizzato anche Allegri recentemente, ma magari qualche giornata prima, no? Te lo vai a conquistare, visto che magari te l'eri anche meritato per quello che hai fatto nella prima parte di stagione. E poi c'è la finale di Coppa Italia, che sicuramente non è la finale né di Champions né di Europa League, è la finale di Coppa Italia, che è il momento in cui ti va tutto male la stagione, e magari per poter ripartire il prossimo anno bene, magari parti con la coccarda della Coppa Italia sulla maglietta, ed è sempre una cosa positiva. Ma questo non è che fa cambiare la stagione, ti dice la stagione, ecco, con la Coppa Italia diventa una stagione, certo, è uno zuccherino che ti addolcisce una stagione sicuramente non bella per la Juve. Come dice anche giustamente Chiesa, la Juve si gioca per vincere lo scudetto, poi lo puoi perdere, perché c'è un Inter molto forte, quindi puoi perderlo, c'è un avversario più forte, puoi perderlo. Però io devo giocare fino alla fine, non sono riusciti a farlo. Allegri non ci ha ancora mai spiegato cosa è successo in quei due mesi, cosa è successo, perché c'è quel blackout, non ce l'ha ancora spiegato. E quindi adesso finale conquistata, quasi ipotecata, finale ipotecata, perché la Lazio può comunque ribaltare, 3-0, vince 3-0 e può ribaltare. Però a questo punto basterebbe pareggiare a Roma o perdere 1-0 e sei in finale, dopodiché te la devi giocare. Voglio chiudere dicendo che con una piccola polemichetta riguardante quel rigore che è stato prima fischiato e poi non dato dal solito Massa, quello di Genoa-Juventus, ricordiamocelo, il mani di Bani, che lui non vedono al VAR. E devo dire che anche stavolta la collaborazione con i suoi fedelissimi amici di Lissone non è funzionata, perché qui c'è sempre da capire, no? Sì, il fuorigioco tu me lo fai vedere, è ovvio che quando tracci la riga, no, me lo fai vedere in 3D, viene fuori che Cambiaso era in fuorigioco e quindi il rigore da annullare. Ma nel momento in cui tutto lo stabilisce il modo in cui interviene Patrick di testa, quella è una giocata, un pallone involontario che gli arriva addosso e lui se lo trova in testa e prova a girarlo, a fare un movimento, a fare qualcosa, quindi non è una giocata. Questo è da decidere. Per me è una giocata. Per me lui riprende questo pallone e lo indirizza verso Vessino. No. Quindi per me è una giocata, e quindi per me il rigore si poteva benissimo dare. Anche perché io torno indietro, riavvolgo il nastro, torno, ma guarda caso, adesso si arrabbiano, vengono qua, scrivono i commenti, si arrabbiano, giornalaio, si è ossessionato, Juventino da bla bla bla, eccetera. Sempre l'Inter. Con l'Empoli, il colpo di Berezinski che allontana il pallone che gli passa Thuram, che quindi partecipa all'azione poi del gol di Marco, quella è una giocata. Che per me è un pallone respinto, no? Né più né meno come è stato valutato il colpo di testa di Patrick. Allora, se tu non dai poi il rigore perché vale il fuorigioco, perché quella la reputi una giocata, quella di Berezinski con l'Empoli, Inter-Empoli, la stessa cosa devi fare. Allora,
devi farla anche con la Juventus. Quindi bel gol all'Inter, devi dare anche il gol alla Juve. No, invece i soliti due pesi, due misure. Allora, con la Juventus si viene a dire no, ma la casistica, si tira in ballo la casistica, e no, perché il cambiamento di regolamento, e adesso è sempre stato applicato così. Con l'Inter funziona sempre al contrario. Poi gli interisti non vogliono sentirselo dire, ma purtroppo è così, quest'anno funziona così. Quest'anno funziona così. C'è un regolamento a San Siro, c'è un regolamento con l'Inter, c'è un regolamento per gli altri. Chiudo la polemica, perché tanto l'Inter avrebbe comunque vinto la partita, magari con un pochino più di fatica, ma avrebbe vinto comunque la partita con l'Empoli. La Juve ha vinto con la Lazio la semifinale di andata ugualmente, quindi va bene così. Lo stesso facciamo finta che tutto va ben, diceva una famosa canzone degli anni 70, quando io avevo ancora i capelli. Va bene, ci vediamo per Juve-Fiorentina. Adesso continuità a... Tra parentesi, è che cambia tutto adesso con Allegri, eh? Solo perché ha vinto, adesso Allegri di nuovo è Allegri in. Io non sono né per Allegri né Allegri out, però secondo me il ciclo di Allegri è finito, il calcio sta cambiando. La Juve ieri ha giocato un tempo e per fortuna è riuscito a fare due gol, finalmente sono arrivate qualche palla anche lì davanti a Chiesa e Vlahovic, che in primo tempo non è arrivata niente. Quando arrivano i palloni, arrivano i passaggi, magari i due attaccanti fanno anche gol, e questo però non deve però far cambiare per quei 45, 46 minuti, 50 minuti di secondo tempo, far cambiare l'orientamento della società, diciamo, l'orientamento di Giuntoli. Perché Elkan deve ancora convincersi, anche se è uscito inorridito da Juve Genoa, e sicuramente il primo tempo di ieri non gli è piaciuto neanche a lui, ma lui è ancora lì perché c'è sempre questo contratto in ballo, no? L'ultimo anno. John, fai una bella cosa, chiamatelo in ufficio, concorda sta benedetta buona uscita di quanti soltanto. Hai fatto un aumento di capitale di 200 milioni, anzi ne hai fatti tre negli ultimi 4 anni. Puoi anche pagare Allegri e si ricomincia tranquilli con Thiago Motta. Vedo che tutti adesso vengono dietro, io l'ho detto 2 mesi fa, e arrivava Thiago Motta e adesso arrivano tutti. Comunque vabbè, va bene così, ognuno arriva quando c'ha la notizia. Comunque, si ricomincia con Thiago Motta. Non è che si ridiscute adesso il rinnovo possibile perché adesso Allegri magari è in finale di Coppa Italia. No, funziona così. Si va avanti come hai idea, Giuntoli. Facciamolo lavorare sto Giuntoli. Facciamolo lavorare. Giuntoli è in testa Thiago Motta, una Juve con Thiago Motta, con i giocatori che vuole Thiago Motta e che vuole anche lui. Quindi facciamo la Juve di Giuntoli, Thiago Motta. Non ricominciamo di nuovo da capo perché adesso si va forse in finale di Coppa Italia, forse si potrebbe anche pensare di vincere. Continuiamo ad andare avanti e comunque bene, perché finalmente la Juve è finalmente vinto. Dopo, dal 25 di febbraio che non succedeva, ricordiamocelo.